Vicenza, solidarietà e polemiche per il cane pompiere Tyson. È malato, ma lo Stato non copre le spese per curarlo. Una raccolta fondi attraverso una piattaforma online, ma anche una scia di polemiche con i sindacati dei Vigili del Fuoco a intervenire sulla questione d'attualità e di salute, prima di tutto, sollevate intorno al cane da ricerca di persone Tyson. In forza, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vicenza, ma in realtà operante in tutto il Dipartimento Interregionale attivo in Veneto e Trentino Alto Adige. Il Labrador addestrato alle operazioni di salvataggio è reduce da un primo delicato intervento chirurgico, nel costo ragguardevole, al quale ne dovrà seguire un secondo per una somma totale di circa 8.000 euro, anticipati dal suo conduttore e proprietario, vista la necessità di un'operazione per salvare per una volta lui la vita. Il cane da soccorso ha sostenuto l'intervento urgente in conseguenza di un problema di addensamento di liquido nell'apparato respiratorio nei polmoni, un problema che potrebbe essere suo. Vigili del Fuoco, il suo conduttore, sorta l'idea di una raccolta di fondi a favore del quattro zampe su GoFundMe, resa nota intorno a Ferragosto e che nel giro di poche ore, alla data del 16 agosto, aveva racimolato circa 2.000 euro. La vicenda sta diventando un caso. Il CONAPO, sindacato autonomo dei pompieri, denuncia che il suo conduttore avrebbe anticipato la somma per evitare l'abbattimento dell'animale, cifra che pare verrà rimborsata solo in parte, circa la metà, sostiene il sindacato in una nota, in ragione del fatto che la polizza assicurativa stipulata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco sembra non ricoprire tutte le prestazioni sanitarie necessarie all'animale. Se ciò fosse confermato, ci troveremmo davvero davanti a un'incredibile assurdità. Parliamo di cani da soccorso, è una vergogna di Stato. Per questo il CONAPO ha segnalato il caso ai vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e al sottosegretario Carlo Sibilla, chiedendo chiarimenti. Da soccorso è una vergogna di Stato. Per questo il CONAPO ha segnalato il caso ai vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e al sottosegretario Carlo Sibilla, chiedendo chiarimenti.